Io non la vedo così drammatica. Volevo raccontarvi solo un piccolo un organico gestito bene, non la vedo così drammatica. Che probabilmente ci dà una piccola risposta al perché. Poi era anche un palleggiamento di responsabilità. Una piccola risposta al perché con le squadre piccole il Napoli ha un po' parecchio fallito. Un po' parecchio. Togli il po'. Questione portiere, vogliamo affrontare. Fammi sentire l'aneddoto. L'aneddoto è questo qua. Uno dei. Io purtroppo sono costretto a frequentare i treni, Frecciarossa, eccetera, sì, eccetera. Uno dei capitani oggi proprio. Oggi. I suoi raccontati sono il maestro Mazzarella e i capitreni. Mi ha raccontato che sono stati insieme con Mertens a fare un viaggio avanti e indietro. Di un venerdì. Hanno fatto una battuta, domenica con chi giochiamo, che stava lì, insomma, in prima classe, eccetera, eccetera. Lui non si ricordava la squadra con cui dovevamo giocare. Mertens? Sì. Stavamo messi bene. Dopodiché, loro hanno detto, vabbè... giustamente un capotreno ha detto, ma come? Cioè, dobbiamo dopo fare... È una partita importante, a Empoli dobbiamo vincere. Era Empoli, era. Sarà un... Un raccontino sì, del cavolo. Non è una cavolo, cosa da poco, non è una cosa non, da poco. Però un giocatore che il venerdì non si ricorda l'avversario. Non si ricordi che era l'avversario, significa che non l'ha studiato proprio, che nessuno gli ha detto chi era. Che non ha studiato contro chi doveva andare a giocare, quali erano le caratteristiche dell'avversario, cosa doveva fare. Boh, non voglio prendere per orocolato qualunque diceria. Però probabilmente la superficialità dell'approccio di forse arriva se... anche oh, ma da Gennaro questo. Pure ce n'hanno a raccontare una di... Hai fatto visita. Ah, vedi, gli ruba pure gli aneddoti. No. Anche ho fatto visita. Hai fatto visita. A Pompei, all'ambiente Napoli, alla vigilia della gala, hai avuto una percezione un Milan po' di... Milan raddoppia, 2-0. No, forse Nicola, forse... Nicola! Ha fatto strada. C'ha l'età. Scusate, non credo da. No, Nicola me l'ha raccontato. Tu le mette dei guai a parte. La vigilia di quale partita? Allora, lui, Nicola. No, è stato... Nicola, per dire, sono stati due amici, no? Un ambiente molto, molto rilassato. Scusa, per il confronto alla delicatezza della partita. Questo non cioè, nulla prima di Torino. Prima di Torino. Non, nulla togliere, la partita si è sicuramente preparata, però era un pomeriggio molto, una mattinata molto tranquilla, cosa che magari prima di una partita importante... Cioè tu sei riuscito a dare la sensazione, ma come stanno... No, la sensazione di una... Era proprio una sensazione mia, il poter entrare, il poter essere presente, insomma, tutto molto strano, però ripeto... La partita è stata preparata, non penso che sicuramente non sia stata preparata. No, abbiamo visto che il primo tempo però il problema è che la Juve è troppo forte per noi, quindi... Questo... Anche le riserve della Juve sono più forti di noi. Il problema è ritorno al discorso che abbiamo fatto in precedenza, in altre puntate. È una mentalità proprio... Diversa.